Un'aria infinita si arrossa a occidente, tra nuvole solcate dal sole. Si arrossano i laghi dell'erba lucente, screziati dal viola di livide viole. È tempo di andare, pastore. Raduna, raduna il tuo gregge, dà voce al tuo cane e lungo il sentiero saluta la luna, che sorge in silenzio tra cime silvane. Le pecore intanto si guardano intorno, pian piano belando. Si stringono vicine con timido passo facendo ritorno. S'avvian sul tratturo che scende le chine. Da secoli i monti le vedono sfilare fin verso l'autunno brinato di neve. Da sempre di maggio, con luci più chiare, ritornano in alto salendo da pieve. Stiamo facendo la transumanza, siamo partiti da Fiumalbo e andiamo fino nel Basso Polesine, in provincia di Rovigo, Adria. Cos'è che spinge una persona che vive in una delle aree più industrializzate d'Italia a immergersi in una realtà in cui è la vita di un gregge di 350 pecore e capre a dipendere totalmente da te? La transumanza è sacrificio, sfida alle intemperie, passione all'ennesima potenza. Mirko Nardini, pastore 29enne di Fiumalbo, partito il 3 novembre 2008 da Foce Giovo nell'Alto Appennino modenese, ha fatto, proprio come i pastori di una volta, la transumanza, giungendo il 22 dicembre ad Adria, nel Basso Polesine. Mirko e il suo aiutante Davide hanno percorso circa 250 chilometri attraverso Pieve Pelago, Pavullo, Marano, Vignola, Nonantola, San Felice, Bondeno, attraversando il Po a Sermide e, nonostante la pioggia e la neve, concludendo felicemente la transumanza senza la perdita di alcun animale e con circa 50 agnellini in più.
E vanno senza posa, brucando l'erba cervina in alto sino al crinale, accompagnate da una insaziabile fame d'erba. Durante il percorso tante sono state le scuole coinvolte attraverso approfondimenti in classe e incontri con Mirko. Il 10 novembre, sulle colline sopra Marano, sul Panaro, gli alunni della scuola primaria di Fanano hanno incontrato Mirko, che ha risposto alle loro domande spiegando le cose più importanti. Thank you.
Mirko proseguirà il suo faticoso viaggio con l'urgenza di trovare tutti i giorni un pascolo per il suo gregge, con la necessità di evitare strade trafficate, superando tante difficoltà, ma portando a termine la transumanza come facevano i pastori di un tempo, e, transumante per passione, col proposito di ripetere questa esperienza anche la prossima primavera. Sono partito da Adria verso il 20 di maggio per ritornare verso le mie montagne. Ho fatto Adria, Occhiobello, ho passato il ponte, il Po a Ficarolo, e dopo ho fatto Bonveno, Nonantola, Vignola. Sono arrivato fino a casa, fino al 4 maggio.